momento di pausa, di sosta, ma attiva. Cioè, in poche parole, ci alziamo tutti in piedi e facciamo 30 secondi di squat statico, in modo tale da enfatizzare l'importanza dell'attività sportiva, dell'attività fisica, proprio nella mitocondrio-biogenesi, perché voglio dare un messaggio che oltre alla teoria ci vuole poi anche alla pratica. Quindi 30 secondi di squat. Pronti? Fermi così. I quadricipiti bruciano, 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 ma è tutta salute mitocondriale. Allora, qualcuno ha preso il tempo dei 30 secondi? Ok, ci siamo? No. Ci siamo? 28, 29, 30. Ok. Allora, cercherò di stare nei tempi, perfetto. Allora, così, avanti così, giusto. Allora, avanti. Parlerò della bio-ottimizzazione. Allora, voi lo sapete, sono un medico che si occupa di invecchiamento in salute, invecchiamento, come lo chiamo io, gagliardo, cioè attivo, per contrastare gli insulti della senescenza deteriore e deleteria. L'invecchiamento cos'è? Colpisce tutti, è inarrestabile, è purtroppo irreversibile, inevitabile, universale, colpisce tutte le specie. Però attenzione, come può essere definito? È una progressiva perdita delle capacità di adattamento all'ambiente. Ovviamente agiscono diversi fattori, quindi multifattoriale. La componente genetica è importante, ma abbiamo visto come molto più importante la componente epi, cioè che sta sopra, epigenetica. L'eterna giovinezza è sempre stato un sogno dell'uomo sin dall'antichità, no? Ma è possibile o è una chimera? Da sempre ha cercato l'uomo l'elisir di lunga vita, l'elisir di giovinezza. Forse l'unico modo, come sentenziava Menandro, è quello di morire giovani, ma certamente non è questa la soluzione ottimale, no? È caro agli dèi chi muore giovane, perché non è vulnerabile agli insulti della vecchiaia deleteria. Poi io sono solito suddividere, forse per edulcorare, per attenuare il fluire degli anni, la vita in trentenni. Quindi mi illudo di essere ancora un trentennio, anche se sono già nel terzo trentennio. Quindi primo trentennio la giovinezza, il secondo la maturità, ahimè il terzo trentennio dai 60 ai 90 per i più fortunati, e poi c'è l'eventuale ultima decade o anche di più per coloro che hanno ovviamente una genetica, uno stile di vita ottimale, che sono preludio a quella che gli antichi chiamavano la catabasi, cioè la discesa nell'ade, cioè l'exitus, la morte. Io voglio sempre edulcorare i termini. Quali sono i fattori di senescenza? Fattore genetico, costituzionale. Siamo ciò che mangiamo, ciò che beviamo, ciò che respiriamo. Siamo ciò che pensiamo, siamo emozioni. Questo è molto importante, ma soprattutto siamo anche chi frequentiamo, perché ci sono persone che ci avvelenano la vita. Per cui è inutile poi sapere tutto sulla rigenerazione mitocondriale e poi condurre una vita astiosa con persone che rappresentano fattori di disagio e fattori stressogeni costanti. E poi c'è questo che io chiamo sempre fattore stocastico, che è un termine quasi onomatopeico, che è un fattore casuale o fattore C, che chiaramente anche questo è importante, incide per un 10%. Allora, le teorie, no, non dimentichiamolo, Poi le teorie sono molteplici, come sapete. Adesso ricordo le tre più importanti: la teoria dei radicali liberi, la teoria del decadimento neuroendocrino, dell'endocrino senescenza e l'inefficienza delle telomerasi. Poi ce ne sono altre, ovviamente. Poi c'è chi si illude, paga addirittura 2 milioni di dollari facendo la fortuna dei suoi medici, di addirittura invertire il corso degli anni, di ringiovanire. E questo soggetto molto famoso tra i biohacker è Brian Johnson, che si illude di avere 18 anni, ma in realtà ne ha oltre 40 e li dimostra tutti. È un povero illuso, c'è poco da fare. Perché? Perché, e qui vado controcorrente, il termine biohacking non è corretto.
Molti sgonfiano la bocca con questo nuovo termine che viene da oltreoceano, no? Che fa, scusate il termine un po' figo, no? Biohacking. Ma cosa vuol dire twack? Violare, ingannare, intaccare, tagliare, penetrare, colpire, sono verbi con accezione positiva o negativa? Negativa. E secondo voi la natura e la biologia va ingannata? No, va secondata, ma soprattutto va ottimizzata. Quindi il nuovo termine che io vi propongo all'italiana è biottimizzazione, anzi, per esattamente, biottimizzazione mitocondriale. Esatto, eh? Allora, quindi cosa ci rimane? Un patto demoniaco per avere l'eterna giovinezza oppure la biottimizzazione mitocondriale? Direi la biottimizzazione mitocondriale. Il giusto obiettivo è questo. A 102 anni John Bailey tiene corsi di fitness 4 giorni alla settimana e dice: Dio non è ancora pronto per me. Questo è il giusto obiettivo. Cioè il giusto obiettivo è non tanto avere 100, 102, 120 anni, c'è chi parla di 140 anni, ma dare pienezza dell'integrità, dell'efficienza fisica e mentale. Questa è la cosa importante, cioè la cosiddetta giovinezza prolungata. Voi sapete, esistono vari concetti di età, l'età cronologica, che è quella della carta d'identità, l'età biologica, psicologica e l'età funzionale. Oggi è stato più volte sottolineato il fatto che noi abbiamo l'età dei nostri mitocondri. Quindi dobbiamo cullare, nutrire, vezzeggiare, trattare bene i nostri mitocondri e vi garantisco che pochi lo fanno, al di là della teoria, perché poi tutto deve tradursi nella pratica. Quindi abbiamo l'età dei nostri mitocondri. Come sapete sono centrali energetiche indispensabili per le funzioni vitali degli organismi, vi è stato detto più volte. Deriverebbero, secondo la cosiddetta teoria endosimbiotica, da batteri ancestrali. Sono dotati di DNA di derivazione materna, che questo è stato più volte sottolineato, ma vediamo quali sono le funzioni mitocondriali, perché poi dobbiamo conoscerle tutte, no? La produzione di energia, e non soltanto attraverso la fosforilazione ossidativa, la sintesi di ormoni steroidei del colesterolo, altra molecola su cui bisognerebbe fare un congresso, ampiamente demonizzata ma che va riabilitata, sintesi del gruppo M, regolazione del ciclo cellulare, regolazione dello stato redox, produzione di calore, sintesi proteica e deposito di cationi calcio e magnesio. Quindi dobbiamo conoscere tutte le funzioni mitocondriali. Quali sono le tecniche di biottimizzazione allo scopo di rallentare, certamente non invertire, il processo di involuzione senile detrimente? Si devono basare sul miglioramento dell'efficienza mitocondriale, sulla stimolazione della mitocondriobiogenesi e sulla capacità mitofagica cellulare, e sono state dette ampiamente nelle dissertazioni precedenti. E quindi la piramide della biottimizzazione mitocondriale si deve basare su 4 pilastri fondamentali. L'alimentazione secondo natura specie specifica, non secondo le mode. Attività fisica di tipo ormetico, e poi la definiremo, gestione dello stress e integrazione specifica mitocondriale. Qui c'è un delicato equilibrio, che anche questo è stato sottolineato, tra la produzione di radicali liberi, che sono comunque necessari in certa misura, e le difese antiossidanti, in particolare della catalasi, glutatione, superossido dismutasi e del gruppo vitaminico C ed E. I test per la valutazione dell'efficienza mitocondriale. Noi vogliamo anche sapere se effettivamente questi mitocondri sono in salute. E quindi cosa andiamo a fare? Il Diron test, che voi tutti conoscete, no? La valutazione dei radicali liberi, la barriera antiossidante, il BAP test, perché no? La malondialdeide, che può darci informazioni sulla lipoperossidazione. Poi un test sulla valutazione soprattutto del danno del DNA, che si fa con le urine, l'8-idrossi-2-ossiguanosina, magnesio eritrocitario, molto più importante della magnesemia sui generis, l'omocisteina, che esprime la qualità della reazione di metilazione, che questa è molto importante, l'S-Drive, sul quale è stata dedicata la giornata di ieri, e il test di capacità aerobica e anaerobica, che nessuno ha ricordato ma è importante, perché poi dobbiamo sapere se l'efficienza del mitocondrio si traduce effettivamente in una efficienza dell'attività fisica.
e ce ne sono tanti test di capacità aerobica. Test Stay Drive, non mi soffermo perché è stato ampiamente discusso, è complementare ma sovente prodromico, cioè preludio di successivi approfondimenti con gli esami di laboratorio tradizionali, e spesso permette di dipanarsi in difficili quadri che a volte hanno una diagnosi incerta. In particolare ci sono alcuni indicatori di efficienza mitocondriale, non sono gli unici due, io per motivi tempistici ho ricordato solo questi, gli indicatori di vitamina e gli indicatori di antiossidanti, ma aggiungerei anche gli indicatori di metalli pesanti. Ecco quindi la strategia della bioottimizzazione: dieta mitocondriale e restrizione calorica, attività fisica ormetica. Cosa significa? Né troppo né troppo poco, quindi non va bene l'agonismo e non va bene il divano, ovviamente. Allenamento in condizioni ostili è un mio cavallo di battaglia. Dobbiamo allenarci anche in condizioni di freddo, in condizioni disagevoli, proprio per allenare le nostre capacità di adattamento agli stimoli ambientali. Esposizione controllata al freddo, con aumento della formazione di mitocondri nel tessuto adiposo bianco e trasformazione in bruno. Riposo e sonno rigenerante, è stato detto, integrazione mitocondriale, evitamento dei tossici ambientali e xenobiotici. Questo è importante, riduzione dell'isolamento e dell'alienazione tecnoindotta, cioè la cosiddetta disintossicazione digitale. Poi sentimenti positivi e propositivi come amore, amicizia, generosità, creatività. Dieta mitocondriale. Molti mi conoscono, sanno che io ho sposato la dieta paleo o ancestrale o secondo natura o del cacciatore raccoglitore, quindi adeguato apporto di proteine nobili, adeguato apporto qualitativo e quantitativo di grassi a scopo plastico ed energetico, moderato apporto di carboidrati, soprattutto ricchi di antiossidanti. Integrazione mitocondriale, qui ce n'è tantissima, io le ho nominati, sono una parte. Al primo posto ho messo l'ossigeno, e in particolare deuterio solfato con enzimi, cioè il cell food. Coenzima Q10 è l'alfiere difensivo dell'ossidazione delle creste mitocondriali. Il ribosio, che oggi non è stato nominato, ma è fondamentale perché fa parte del ciclo di Krebs per la produzione energetica. L'N-acetilcarnitina, il carrier della veicolazione di grassi per la beta ossidazione per la produzione di energia, polidattina, resveratrolo, la luteolina, quercetina, acido ellagico di cui è ricco il melograno, l'idrossitirosolo, olio extravergine d'oliva, N-acetilcisteina, vitamina CE, carnosina, estremamente interessante perché ha un'azione antiglicante, rigenerante i fibroblasti del collagene, chelante, e oltretutto è una molecola straordinaria anche per gli sportivi perché inibisce l'eccessiva produzione di lattato. Taurina, microminerali, acido alfa-lipoico, pirrolo, chinolina, chinone, PQQ, mitochinone mesilato, NAD e i NAD booster, nicotinamide, mononucleotide, riboside, e soprattutto, ultimo ma non per importanza, l'S-adenosilmitionina. Freddo e restrizione calorica, sono moltissimi gli studi, potete vederli pubblicati, che mettono in relazione la mitocondriobiogenesi con l'esposizione al freddo e la restrizione calorica. Io ci metto sempre la faccia perché mi piace essere, diciamo, testimonial di quello che dico. Quindi l'esposizione al freddo significa non solo docce fredde ma abluzioni in natura, torrente, lago, mare, in acqua fredda. Questo va a stimolare una proteina che si chiama PGC1-alfa, responsabile della sintesi mitocondriale. La bibliografia sull'attività fisica è monumentale. Io ho messo alcuni lavori, alcuni meno recenti, altri più recenti. In particolare, questo è interessante, perché per favorire la mitocondriobiogenesi e l'aumento dei ribosomi muscolari è necessario allenare sia la forza, quindi pesi e corpo libero, sia però è importante allenare la resistenza, quindi allenamento di tipo aerobico. Ho messo una mia fotografia apposta, io ho 67 anni, e devo dire che con l'attività
con tutto questo protocollo di attività fisica, riesco a mantenere ancora una buona mitocondrobiogenesi e una buona efficienza dal punto di vista fisico. Ovviamente anche attività di tipo aerobico. Cosa significa? Che bisogna correre la maratona? No, perché la maratona crea uno stress ossidativo elevato e agonismo, e agonismo ha la stessa radice dell'agonia. Guardate caso, agonia cos'è? È la premorte. Quindi attenzione, perché l'agonismo l'ho fatto anch'io, ma non deve essere esasperato. Quasi alla fine, cosa promuovo io? La corsa del selvaggio. La corsa del selvaggio è la corsa che si fa in natura, che fa l'indigeno, cioè marcia, corsa, scatto, marcia, corsa, scatto. Quindi un'attività di tipo aerobico a ritmo alternato, di una durata che non è certo di ore, ma è una durata di, diciamo, di 30 minuti. Programma compatibile con la vita di tutti i giorni, diamo informazioni pratiche. Quindi cibo vero secondo natura e periodi programmati di restrizione calorica, attività fisica. Cosa vi propongo? 3 allenamenti a settimana aerobici a ritmo alternato di 30 minuti, 2 sessioni di allenamento con pesi e corpo libero, quindi totale da dedicare nella settimana, e il minimo sindacale sono 3 ore e mezza a settimana. Secondo me, uno che non può dedicare 3 ore e mezza a se stesso è un poveraccio. Può avere anche un conto in banca pazzesco, ma è un poveraccio, c'è poco da fare. Esposizione al freddo, 3 minuti di doccia fredda al giorno. Capisco che qualcuno può essere disagevole, allora iniziate magari con le braccia, con le gambe, con la zona sovraclaveare, piano piano. Sonno, questo forse è l'aspetto, a volte non è facile, 8 ore di sonno, preferibilmente a partire dalle 22, ieri abbiamo un po' sforato, ieri sera. Meditazione 20 minuti al giorno, anche 15. Lavoro, evitare di lavorare eccessivamente. L'ideale sarebbe lavorare 3 settimane e prendersi una settimana al mese di vacanze. Ed evitare bevande psicotrope ed eccitanti. I nemici del mitocondrio, perché poi bisogna sapere quali sono i nemici: l'ipossia, quindi inquinamento, fumo, silenzio, malattie metaboliche, dieta industriale, eccesso di carboidrati, l'eccesso calorico in generale, la dieta mediterranea falsa. Quindi qui si è parlato di dieta mediterranea, ma la dieta mediterranea non è pane, pasta, pizza e cereali in abbondanza. La dieta mediterranea è basata su oli extravergine d'oliva, frutta, verdura e pesce. Questa è la vera dieta mediterranea. Uso e abuso di sostanze voluttuarie, sedentarietà, eccesso di attività fisica, interferenti ormonali, xenobiotici, di cui si è parlato, e soprattutto la schiavitù tecno-digitale. Ma i sentimenti negativi, l'odio, l'ira, la sindrome rancorosa del beneficato, la conoscevate? La sindrome rancorosa: voi fate del bene a una persona, questa anziché essere grata vi è pure astiosa, succede, eh? L'invidia, la depressione, l'ansia e l'egoismo. Qual è il fattore più devastante e destruente per l'attività mitocondriale? Lo stress. Ma è questa in realtà quella più subdola, la schiavitù tecno-digitale, che crea dipendenza e isolamento. Noi stiamo andando verso questo. Questo è drammatico. Meditazione e salute mitocondriale, fondamentale. Dedicate spazio e tempo a voi. Non dico 20 minuti al giorno, qualche minuto può essere già un buon inizio. E poi concludo con una breve esperienza personale. Del 3 anni fa ho pagaiato per 16 giorni in autosufficienza in isolamento per 480 km nel Grand Canyon del Colorado. 8 ore di pagaiata al giorno, e considerate che avevo quasi 65 anni, ero il più vecchio del gruppo, eh? Ebbene, questa è l'integrazione che mi ha permesso di arrivare, diciamo, fresco come una rosa, esagero un po', però diciamo abbastanza bene in fondo, coenzima Q10, acetilcarnitina, ribosio, probiotici, salute mitocondriale, salute anche del microbiota, arginina, ma soprattutto mi ha dato una grossa mano Self Food, prendeva addirittura 80 gocce al giorno. E questo è quello che io facevo nel Grand Canyon,
chiaramente per motivi di comodità mi mettevo in una borraccia, ovviamente non di plastica, vetro interno e acciaio all'esterno, e la utilizzavo durante le discese in kayak. E queste erano le rapide che io dovevo superare, diciamo 90 rapide di questo livello, quindi non era una, proprio una passeggiata. Questo per dimostrare praticamente la bontà di questa integrazione mitocondriale. Effettuo dei corsi weekend anti-aging, dove faccio anche, oltre che teoria, molta pratica. Se qualcuno di voi fosse interessato a partecipare, mi contatti. E poi concludo invitandovi a fare una scelta epigenetica, cioè iscrivervi alla scuola, dove tutto quello che oggi vi è stato detto in 20 minuti vi sarà riproposto con dissertazioni molto più nutrite e consolidate. Grazie dell'attenzione, ma soprattutto non smettete mai di fare ciò che amate, perché l'età non deve essere considerata mai un limite. Grazie.